Ben ritrovati sulle frequenze di Telecolore Cava dei Tirreni. Ditelo a noi, nuovo appuntamento, ditelo a noi. Ho deciso, finché non trovo qualcuno che la pensa un po' come me, ovviamente la testa non mi aiuta, voi lo sapete. No, 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 mi aiuta, e come mi aiuta? Allora ho deciso di andare avanti da solo. Ditelo a noi, questo appuntamento che poi pone in luce tante problematiche cittadine, anche tante positività ovviamente. Vorremmo parlare più di cose belle che di cose non belle. Il nostro telefono, ovviamente la segreteria in modo particolare, si infuoca, e questo è vero, tutti i giorni 089 995 1038. Facciamo fatica sempre a discernere, dove ovviamente fate ancora delle telefonate personali, citando, indicando eventi personali. Questo l'abbiamo già detto, non possiamo esitarle. Anche le nostre email, le vostre email non sono mancate, l'attvdicava@gmail.com. Ci avete mandato a raccogliere la spazzatura stavolta come primo impegno. Ci avete telefonato, ci avete detto, ma anche delle persone ci hanno fermato per strada. Lì proprio di fianco alla Di Mauro ci sono dei sacchetti da alcuni mesi, sacchetti blu, sacchetti neri. Prego, regia. Ci troviamo, ditelo a noi, l'avete detto a noi, ci troviamo proprio qui, in via 25 luglio. Alle mie spalle vedete l'ex Artigrafiche di Mauro, qui c'è un esercizio importante, dall'altra parte l'ex Grafiche c'era ancora un altro importante, la stessa azienda. Ci avete segnalato il conferimento dei rifiuti. Noi abbiamo parlato con Raffaele, il responsabile, e ci ha detto, ci è stato dato un calendario che noi osserviamo. Regolarmente tutti i giorni conferiamo secondo il calendario, quindi carta, cartone, plastica, vetro e ovviamente secco indifferenziato, però non viene ritirato. Molto onestamente, poiché io abito personalmente, abito qua a pochi metri, devo dire che questi sacchetti sono oltre 4 settimane, ce lo dimostra anche tutta la polvere che sta sopra, vedete? Anche la carta che io vedo è ammuffita, ciò significa questo. Forse stava ancora prima quando ha piovuto, quindi oltre un mese che stanno qui questi sacchetti. Certamente non è una bella cosa, quindi io credo che il consorzio di bacino debba prendere atto, perché il grosso è tutta plastica. Ecco qua, è plastica, c'è anche dell'indifferenziato però, anche dell'indifferenziato, onore del vero. Quindi per cortesia, non dico Peppe, vabbè, Peppe non c'entra. Signori responsabili della sede del consorzio, leviamo questi sacchetti, ordiniamo, disponiamo che facciano un giro regolarmente e venga tutto, tolto tutto secondo il calendario, perché questi signori mi dicono pagano 4.000 euro solamente di tributi, mo si paga pure l'IMU. Ditelo a noi. Ovviamente avete visto, questo signor Alfonso, più che telefonare, lui ed altri sono attivati per chiamare la SETA e il consorzio di bacino. Così come erano messi, ovviamente poco si riusciva a distinguere. I neri devono essere indifferenziati, i celesti, avete visto, deve essere plastica. Però abbiamo saputo che dopo il nostro intervento, che è stato un grande intervento quasi istituzionale, direi, questa televisione sta assumendo veramente una veste istituzionale. Voglio dire che entro la giornata, quel giorno che siamo stati lì, la SETA ha provveduto a rimuovere tutto. Probabilmente doveva arrivare sia la SETA e sia il consorzio. Vedete ancora sporca la città, lo vedete, no? Vedo tanta plastica pure io, tanta carta ancora in giro. La plastica non fa odore, la carta, tenetela in casa se potete. Quando questa sorta di emergenza, se la vogliamo definire così, finisce, la portiamo in strada. Se no, facciamo 4 passi. Se dobbiamo uscire con la macchina e andare al cimitero, per esempio, no? A trovare i nostri cari, sono le 9:30 del mattino, voi sapete, dalle 9 alle 12, tutte le mattine, eccetto il mercoledì, l'isola ecologica è aperta. Allora vado al cimitero e porto pure queste cosine all'isola ecologica, ma non le lascio in strada, non faccio sporcare la mia città, la nostra città, casa nostra, no? Un poco di attenzione, un po' di cura anche da parte nostra. Non eravamo tornati in redazione che una telefonata ci ha raggiunto, in verità, e ci ha detto: ma vi siete resi conto a San Pietro cosa c'è? Dico, vabbè, andiamo a renderci conto. Prego, regia. Ditelo a noi.
Certo, ci troviamo qui a San Pietro, all'ingresso c'è la villetta, il campetto, stiamo per entrare proprio nella frazione, c'è la chiesa parrocchiale, San Pietro, poi andiamo a Quadruviale, proprio all'ingresso, è un bel biglietto da visita, ovviamente. Dobbiamo necessariamente tornare ai cassonetti, ovviamente con colori diversi. Noi abbiamo provato a toccare coi piedi, giustamente, no? Ecco, questo è materiale di risulta di costruzioni, si vede, è pesantissimo. Qui c'è plastica di tutto, vetro pure, umido, umido. Credo che l'assessore Salsano si debba decidere, sindaco, tocca tornare ai cassonetti, di colori diversi. Colori diversi e oggi stiamo mantenendo ancora con la raccolta, pare che, però se non vado errato, l'indifferenziato, il secco indifferenziato si è aumentato. Sebbene siamo ancora assestati al su 67%, se non vado errato, di differenziata, credo che andando di questo passo non saremo più annoverati fra i comuni virtuosi. Quindi cassonetti, vediamo tantissimo vetro, sebbene questa campana, l'ho guardata dentro, eccola qua, è vuota, e i nostri amici continuano a mettere vetro dappertutto intorno. Quindi materiale di risulta. I residui di costruzioni, sindaco, troviamo una soluzione per come poter fare. Facciamogli sversare gratuitamente a questi signori, io li chiamo signori, invece di buttarli qua. Guardi, qui si sono rifatti un appartamento, hanno fatto tante buste, tanti sacchi e hanno portato qua. Troviamo una soluzione, ci costerebbe meno, come pure questo maledetto amianto, no? Sono stati spesi tanti bei soldini fino ad oggi, assessore Salsano. Troviamo un posto per farlo conferire gratuitamente, credo che alla collettività ci costi di meno. Torniamo ai cassonetti, sindaco. Signor Angelo dice che era videosorvegliata questa zona, poi hanno tolto anche le telecamere. Sì. La soluzione quale sarebbe per evitare questo? Mettere dei cassonetti colorati, che uno si immondizia, non le sa dove mettere, non è che le va a buttare per terra, che qua è un degrado proprio che non si riesce a vivere, una puzza, una cosa incredibile, perché ognuno se ne frega, non si può fare. Hanno fatto dei controlli, si appostavano, ma non hanno risolto niente, perché qua era sempre di notte, a ore più notturne che non si vedeva e buttavano. Le 4 alle 5 di mattina vengono a sversare, sì. E comunque siamo proprio... Io dico, mettiamo questi cassonetti, che forse sarà meglio che queste buste per terra, che è uno schifo. Che ci vanno animali, gatti, topi, si vedono di tutto e di quante, non c'è proprio una cosa, un degrado proprio. Non c'è niente da fare, sindaco, ma sono convinto, guardi, ma come me tanti in questa città, assessore Carmine Salsano, ritorniamo ai cassonetti. Cassonetti ovviamente capienti, non questi piccini, abbiamo visto quei due dell'umido, ma lì servono a ben poco, in una frazione come San Pietro. Quindi poniamo i cassonetti colorati e facciamo una vigilanza assidua. Poniamo in campo, se lei può, sindaco, se l'assessore Salsano può, poniamo in campo tutte le forze, anche quelle della protezione civile, anche degli impiegati comunali. Io vedo all'ingresso del Palazzo di Città 5, 4, 5 persone. Quindi se se ne può prendere qualcuna, abbiamo questi ragazzi tanto volenterosi dell'ex Arti Grafiche di Mauro. Cioè usiamo le forze che abbiamo per poterle scendere in campo e fare vigilanza per un'accurata raccolta differenziata, dando i poteri ovviamente, non è che se fremo Livio Trapanese, io dico lei come si permette, lei chi è? Quindi dando i poteri di ausiliare polizia giudiziaria, con compostezza ovviamente, con educazione, quindi un corso di 2 giorni, come qualificarsi, come vestirsi innanzitutto, come presentarsi alle persone e come verbalizzare, così l'amministrazione ci mette i cassonetti colorati, lo vogliamo ribadire, per la carta, il cartone ovviamente, per la plastica, per il vetro, le campane non bastano, per quello che può essere questi colori, poi sono, andrebbero secondo me anche ad arredare la città, e si potrebbe fare. Sindaco, un suggerimento se mi consente, anche l'assessore Carmine Salsano, nel centro storico facciamo una raccolta unica, residenti e imprenditori. È una cosa buona, si fa un unico passaggio al giorno e alle 21 di sera non troviamo i sacchetti lungo il borgo porticato, sia se sono di carta o di plastica o addirittura di umido. Quindi validino un po' questa situazione, se è possibile farla di concerto con la sede e col consorzio.
sto salotto buono, ce lo dobbiamo salvaguardare. Non parliamo di elezioni canine, oggi ho deciso di non parlarne. Finché non si risolve il problema, non ne parliamo. Bene? I turisti francesi sono arrivati. E oui, je parle français pour moi. Però, amici cari, io pure mi sono vergognato quando ho visto un ricordino abbastanza grande nel paese del Purgatorio. Hai voglia Gigi Trotta a farsi il sangue amaro? Gigi, me lo faccio pure io il sangue amaro. Entrando in città, penso che l'abbiate notato un po' tutti quanti, no? Se parcheggiamo adesso Piazza Lentini, per iniziare i lavori, per cui quel parcheggio diventerà, avremo due aree di sosta, due parcheggi sotterranei, uno da servimento e un altro libero, ovviamente, quindi a ore, e sopra questa piazza. Ma entrando in città, come entriamo in città? Come superiamo quell'area ex deposito CSTP, guardate. Ci avete telefonato e avete indicato, dice, percorrendo via Arena, o se scendiamo per Corso Mazzini, proprio di fronte a me c'è l'hotel Maiorino, c'è il distretto, la direzione del distretto sanitario, la sede della dottoressa Grazia Gentile, che salutiamo. C'è stato ripristinato, restaurato l'intero, questa era la villetta dell'ex Palazzo Lentini, lo ricordate? Ecco, questa è molto bella, in stile Liberty, una cosa veramente fatta bene. E ci avete segnalato che questa parte è stata ripresa molto molto bene, infatti. Ci consigliavano, ci dicevano, fate levare questo benedetto, come si chiama, bacheca per l'affissione dei manifesti, perché oscura questa parte bella. C'è quest'albero orrendo, che non si riesce a capire che cosa è, quindi non avete anche ragione. E quest'altra bacheca ci è posizionata dall'altra parte, in modo che si vede questa palazzina nella sua bellezza, è veramente bella. Quanto poi ci indicate, e avete ragione, dice il ripristino si è fermato alla prima colonnina di Corso Mazzini, e infatti lo vedete, è degradato. È una cosa veramente brutta, perché entrando in città, io che abito nei pressi, quindi mi rendo conto, la gente osserva, guarda. Qualche commento l'ho ascoltato pure io, c'è peccato, è una bella villa, ci sta questo coso che non è neanche un albero, io mi spiace, sono ambientalista pure io, però è brutto, non so come definirlo, dico che è brutto, so che il Signore cose brutte non ne ha create, per l'amor di Dio, però è divenuto brutto, ecco, diciamo così, è anche lesionato, quindi io vedo, credo che ci sia una spinta. Guardate, quindi andrebbe ripreso anche il muro, tutto quanto, fin dopo, fin dove vi era un tempo il deposito del CSTP. Quindi rifacimento del muro, dottoressa Gentile, se può far rimuovere dal sindaco Marco Galdi, farsi autorizzare a rimuovere queste due bacheche, non facciamo male, perché chi poi torna a prendere la macchina in Piazza Lentini o va dove deve andare, ha una bella visione, guardi quanto è bella. Invece questa pianta orrenda andrebbe tolta, queste due bacheche andrebbero tolte e andrebbe ripristinato il muro come è stato fatto qui in Via Arena. Grazie per avercelo segnalato, ditelo a noi. Dico io, dottoressa Gentile, sa quanto la stimiamo, sa quanto le vogliamo bene, sappiamo i suoi problemi. Lei ha fatto ripristinare, lei, credo che sia stata lei o la sua direzione, non so chi in verità, ma visto che ci sta lei là dentro, insomma, ha fatto ripristinare tutta la palazzina. Benissimo, una cosa veramente bella, anche se si sta già scostrando la pitturazione, ma il muretto andava fatto completamente, è quell'albero, lo vogliamo chiamare albero. Io sono un naturalista, per l'amor di Dio, ci tengo per le piante, i fiori come per gli animali. Ma quella non è una pianta, se abbia pazienza, sta anche lesionando il muro, la faccia rimuovere, fa una cosa buona, acquista lì una prospettiva bella, una bella visione, poi un bel palazzo veramente, insomma, no, la Villetta Lentini, Villa Lentini, ce la ricordiamo, bel stile Liberty, è una cosa veramente bella, che ci può solo gratificare. Che fa? Gliela strappo sta promessa? Vediamo, aspetto 15 giorni? Grazie, dottoressa Gentile, grazie. La mantenga, io sono una linguaccia però. Grazie ancora. Quando le cose sono fatte bene, c'era Don Luigi Monza, il fondatore della nostra famiglia, le piccole apostole della carità, presenti nei cinque continenti del mondo, quelle che sono attive per questi nostri bambini diversamente abili, diceva che le cose, il bene va fatto bene. Questo signore, ma guardiamo prima il suo servizio.
Ditelo a noi. Ogni tanto segnalate anche qualcosa di buono, di positivo. Avete segnalato quella nuova caffetteria, la caffetteria Antonio De Curtis, siamo qui in Corso Mazzini, esattamente a Civico 75, una caffetteria aperta da poco. Dice, recatevi davanti alla caffetteria, vedete qualcosa di simpatico. Noi siamo venuti, in verità abbiamo trovato che, ecco, quanto cince questo scavo, questa fossetta che cinge la pianta, è stata posta una grata in ferro, molto bella, molto fatta bene, molto resistente, e con delle piante sopra, quindi è stata abbellita e adornata, devo dire, una cosa veramente simpatica, fatta bene. Ci diceva chi ce l'ha segnalato con la nostra telefonata, la nostra segreteria 089-9951-038, ecco, approfitto per ricordarla, ci diceva l'amministrazione potrebbe farlo anche negli altri, intorno alle altre piante, sarebbe effettivamente una cosa bella. Io, come voi, giro un po' per esigenze di famiglia, non avevo mai visto una cosa fatta così, neanche a Monaco di Baviera, dove sono stato recentemente per mio figlio, o a Vienna. Ecco, questa è una cosa, è un'idea buona, è un'idea che va accolta e poi credo che non costi neanche tanto. Poi se le piante le facciamo adottare da ogni negozio che sta di fronte, quindi un poco d'acqua e una foglia secca, si può togliere, si può fare e adorneremo, abbelliremo la città. Ditelo a noi. Cosa hanno fatto? Una grata rinforzata per il quadrato ovviamente dell'albero, hanno messo queste piante ornamentali, è una bella cosa. Sindaco, se potessimo farlo, non dico tutto Corso Mazzini, no? Ma una parte, ecco, fino al Beethoven, dal Beethoven in poi, se fosse ripresa così, non sarebbe una cosa bella? Lei mi dirà poi, ci dico, ma poi l'acqua alle piante chi ce la mette? Sindaco, io in verità le do ragione, senza se e senza ma, gli imprenditori che ce l'hanno davanti se la devono adottare. No, adottiamo i bambini a distanza, adottiamo tante cose noi, no? Siamo stati abituati. Adottiamo le piante che abbiamo davanti all'esercizio, quindi un poco d'acqua, la foglia secca. Se noi sensibilizziamo queste persone, credo che comunque questo verde lo manterremo. E sarebbe una bella cosa. Che ne pensa? Dal Beethoven verso, ecco, il centro della città, visto che è nei progetti anche allargare la zona a traffico limitato, no? Via Arena, via Corso Mazzini, abbiamo detto, no? Fino a Beethoven, eccetera, via Castaldi, no? E sarebbe una bella cosa. Si può fare. Non so se abbiamo ancora operai che lavorano nel ferro e palazzo di città. Pigliando le misure lo possono fare loro, quindi acquistando solo la materia prima con il nostro personale, oppure ribadisco, se gli ex di Mauro ci sono dei fabbri, ecco, recuperiamoli, facciamogli fare sto lavoro, cose che possono servire, non paghiamo soldi inutilmente, no? Questi cassi integrati, questa mobilità, tutta sta gente che la nazione paga senza benefici, potrebbe essere una cosa simpatica, credo. Bene? Vediamo un po'. Abbiamo concluso recentemente la celebrazione dei 356 anni che noi ricordiamo cava città eucaristica, no? Il miracolo eucaristico, questa prima processione. Amici, Don Angelo Franco ha percorso questa strada. Prego, regia. Ditelo a noi. Ci troviamo qui in località La Serra, alle mie spalle c'è proprio quei ristorantini, c'è un albergo. Voi lo conoscete benissimo, e salendo arriviamo proprio nel Castrum Sant'Adiutore, il castello di Sant'Adiutore. Ci avete segnalato, ma l'abbiamo visto anche noi di persona, quando siamo venuti qui per la celebrazione delle Sante Messe, la processione d'altro, in occasione della ricorrenza del 350esimo evento miracolistico che noi vogliamo ricordare, avvenuto nel 1656. Quindi quest'anno, anno 2012, abbiamo ricordato 356 anni del miracolo eucaristico, appunto con la prima processione officiata da Don Angelo Franco. Quest'anno, come negli anni passati, è stato Monsignor Orazio Soricelli. Non è neanche tanto illuminata di sera, è inutile dirlo, ma si presenta in modo disastrato. Cosa è successo? È successo che le radici dei pini, ovviamente crescendo, sono pini domidi, questi pini mediterranei, vedete, sono secolari, non sono pini piantati l'altro ieri, e quindi le radici hanno spinto l'asfalto sopra.
un po' di pazienza, un po' alla volta, un po' di pazienza anche da parte dei residenti, andrebbe tolta tutta questa parte, quindi raschiata, portata a un livello inferiore e rifare tutto a carreggiata. Semmai fra le radici e il manto stradale che si va a fare, si può trattare del sabbione, ma l'assessore Callera, la manutenzione, sa bene come si fa, non dovrò certo essere io a dare dei suggerimenti. Resta il fatto che è poco illuminata, quindi è chiaro che noi veniamo raramente, noi di Cava dei Tirreni qui, ma può venire qualche ospite accompagnato da noi di Cava, appunto, perché da qui si gode un panorama meraviglioso, si vede tutta la valle, Salerno, quindi l'Agro Nocerino, è bello vedere dal castello tutto il nostro panorama e vedere anche Montefinestra di fronte. Assessore Galleo, se possiamo mettere da parte gli spiccioletti per fare questa strada, che poi sono esattamente 30 metri, questo lato. Se si intervenisse anche un poco poco più su, perché è la stessa cosa, faremmo una cosa buona. Ditelo a noi. Ovviamente quei pini non c'erano 356 anni fa. Questi sono pini che avranno un secolo, credo del dopoguerra, ma qualcosa anche prima sicuramente, no? Avete visto quella strada come è rovinata? Sicuramente non va bene. Quando la sera noi dell'ottava del Corpus Domini, giovedì dell'ottava del Corpus Domini, ci accingiamo alla processione, e lì veramente è pericoloso, a parte che è scarsamente illuminata. Stavolta hanno dovuto mettere dei fari sopra delle autovetture per illuminare la strada. Però, assessore Carleo, se la possiamo raschiare tutta, arrivare alle radici, la scendiamo il fondo stradale e si può riasfaltare, facciamo una cosa buona, facendo anche dei cordoli per frenare l'acqua. Poi lei è un tecnico, chi meglio di lei lo può fare. Facciamola sta cosa. Veda, quella sbarra che c'era oggi non c'è più. A me non dispiace, a me fa piacere, perché arrivare sul castello, io ricordo quando ho lavorato fuori per 20 anni, ogni volta che venivo con degli amici, mio papà diceva, li ha portati al castello, e noi salivamo, ovviamente a quel tempo c'era molta più educazione, questo è vero. Non c'era bisogno di tanta polizia locale, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale, no, non c'era bisogno di nessuno. Noi andavamo su, ci facevamo la nostra passeggiata, osservavamo il panorama, una cosa molto bella, e finiva lì. Quindi è buono che ci sia. Voglio ancora ringraziare l'assessore Carleo, che grazie alla mia sensibilizzazione ha riposto, ha fatto riaccendere quei fari intorno al castello, e questa è una cosa buona. Non è sbagliato l'idea, il suggerimento anche dell'ente Monte Castello, facciamolo abbassare queste fronde, almeno quelle intorno al castello, almeno se ce lo godiamo, dall'Agro Nocerino Sarnese a Salerno. Quindi facciamolo abbassare, non stiamo dicendo di potare, di abbattere totalmente, ma di abbassare queste fronde. Ma la strada è importante, la strada deve essere fatta, ci contiamo pure su questo. Grazie per chi ci ha sensibilizzati. Una telefonata, no, un'email è stata di un papà, il quale ci ha mandato dove? Prego regia. Ditelo a noi, le email non sono mancate ovviamente, lattividicava@gmail.com. Bene, questo signor Michele dice il parco Schwerter in stato di abbandono, in particolare l'area ludica, dico in particolare tutto quanto Michele, ti ringrazio per la sollecitazione. Effettivamente l'area ludica, quelle cortecce che furono messe, sono state sbriciolate, per cui alzano polvere, una buona parte non viene nemmeno, non vi sono nemmeno, ed ovvio quando c'è un po' di vento i bambini giocando alzano polvere e quindi si sporcano totalmente. Sindaco, è ora di mettere mano anche alla fontana, come ora di creare un mini campo di calcetto per questi ragazzi. Le aiuole sono distrutte, buttiamo soldi inutilmente. Si crea un mini campo di calcetto, si recinta a 6 metri come li ho visti a Vienna, a Monaco, anche lei ne ha conoscenza, così questi ragazzi possono giocare là e non distruggono il campetto. L'ideale sarebbe anche la vigilanza. La villa ovviamente è così, in uno stato di abbandono, rifiuti dappertutto. Stamane, oggi è lunedì, sono le 16:30, l'operatore della sera stamane non è potuto venire. Mi rendo conto perché sono persone molto puntuali, molto pulite, molto attente. I ragazzi sono ragazzi, se non c'è chi li guida, chi li segue, chi li ammonisce, fanno un po' quello che vogliono. Ditelo a noi, d'accordo, ma prima di andare via, sindaco, c'è un'altra fontana che le faccio vedere, quella del Parco Beethoven, pure quella è un anno che è ferma. È l'ingresso della città, voglio dire, come dobbiamo fare per renderla accogliente questa nostra città? I ragazzi sono quelli che sono, gli adulti non ne parliamo.
ditelo a noi. Il Parco Schwerte è come tutti i parchi, anche questo qui, questo intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a Villa Vecchia, dite voi, no? Quello è il parco intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come il Parco Schwerte a Villanova, chiamiamoli col loro nome. Le ville sono quelle private, questi sono parchi. Ebbene, Parco Schwerte, sindaco, se non poniamo una vigilanza, qualcuno che faccio ancora appello a lei, sempre questi signori delle arti grafiche di Mauro, impegniamoli mattina e sera, dall'apertura alla chiusura. Se non viene vigilato è ovvio che succede quello che succede. Poi purtroppo qualche volta, non so se sono viste le immagini, penso di sì, non viene pulita, è capitato, credo, perché la seta il lavoro lo svolge benissimo, non bene. È ovvio che c'è polvere, perché quelle cortecce che sono state poi distribuite nell'area ludica, ormai sono diventata polvere, in un'area poi addirittura non ci sono cortecce. Mi riprometto, non appena vado a Vienna, il parco è a 50 metri da mio figlio, porterò delle foto, un filmato, vi faccio vedere come sono le cortecce. Quando le misero ed erano nuove, non pochi anziani, che puzza che fanno, ma puzzate voi, è mai possibile che la corteccia di un albero puzza? E io con quanta gente ho dovuto dire, guardi che probabilmente sarà l'odore del legno, no? Però noi abbiamo una cultura tale, una civiltà tale, che anche gli odori per noi sono olezzi. E noi siamo andati a vedere, ovviamente queste cortecce non ci sono più, è divenuta polvere e poi c'è un'area che manca e va rimessa. Quello che va fatto è va ripristinata la fontana, sta fontana che sono mesi che è così. Le signore vogliono le panchine, ma quali panchine se c'è quel muretto? E apriamo quel bar, se è possibile, dove poter prendere un bicchiere d'acqua fresca. Sempre sti ragazzi da Di Mauro potrebbero gestirlo, potrebbero averne la vigilanza, insomma. Sfruttiamo queste intelligenze che abbiamo, non andiamo a cercarle altrove, sindaco, valutiamola questa possibilità. Credo che sia una cosa buona, diamogli delle incombenze, ovviamente. Se hanno necessità chiamano la polizia locale che deve correre, non deve arrivare, deve correre come con le ali a dare supporto. Diamogli sempre la mansione o la funzione di polizia giudiziaria ed è una cosa buona. Ma non è solamente quella fontana. Avete visto, c'è anche la fontana del Parco Beethoven, è un anno e più. Non è possibile, non ci sono i soldi per comprare quei pezzi al motore, avrebbe detto un funzionario del Verde Pubblico al mio amico Mario Lamberti. Vabbè, io sono disposto 100 euro con tutto il cuore, se le posso dare a fondo perduto. Ditemi a chi le devo dare, le do volentieri per ripristinare queste fontane. 100 euro, non di più, e anch'io ho i miei impegni mensili, però 100 euro ve li do con tutto il cuore, va bene? Ripristiniamo queste fontane, riposizioniamo queste particelle di quercia che di abete, se non vado errato, sono di vario tipo di legno, facciamo sì che i nostri bambini non vivano nella polvere. Quindi ringraziamo il signor Michele che ci ha lanciato questa email e ha fatto molto bene. Gli eterni lavori, no? Via dello Scirè, regia, prego. Ditelo a noi. Ci avete avvisato, ce l'avete fatto verbalmente in verità per i portici, è la stessa cosa, o sulla segreteria telefonica, o le mail, o a voce uguale. C'è la villetta realizzata lì nella via dello Scirè, 24 marzo, fu aperta, inaugurata, c'erano tanti bambini, 8 platani regalati, omaggiati dai Lions, una bella cosa, l'architetto senatore, fu una bella mattinata, io la ricordo, aperta però è chiusa, avete ragione. Aperta e chiusa, infatti noi siamo venuti, ci avete detto più volte in verità, sia a me personalmente che alla redazione, un signore proprio stamattina dice allora non ci volete andare, quindi non volete, eccoci qua, siamo venuti. Avete ragione, erba alta, non è curata, non è annaffiata, non viene aperta. Purtroppo io capisco, aprendo questa villa farebbe la stessa fine degli altri parchi che noi abbiamo, sia il Parco Schwerte, quello giù via Vittorio Veneto, sia il Parco Falcone Borsellino, no? Quella adiacente a Palazzo Città, cioè verrebbero nelle mani di questi giovinastri e distruggerebbero ogni cosa, che ormai abbiamo capito, ogni parco nostro deve essere, questi non sono ville, sono parchi, devono essere vigilati, ci vuole il gendarme, il gendarme non c'è più, no?
non ci sono soldi per pagare i gendarmi, visto che io per essere una persona educata ho bisogno del gendarme dietro qua, dietro di me. Allora cosa vi vogliamo dire? Effettivamente avete ragione. Noi siamo venuti, facciamo immagini, sindaco, se è possibile, ecco, creare una turnazione di vigilanza, ma ci vuole persona fissa come qua anche al parco Schuerte, sindaco, anche al parco secolare, altrimenti non facciamo soldi buttati, sindaco, è un peccato veramente. Stavamo andando via, ci ha raggiunto la signora Maria. Signora Maria, questo parco il 24 marzo fu aperto, poi? E poi è stato chiuso. Chiuso completamente, senza pulizia, senza niente, abbandonato nel più degrado del degrado. Tanti soldi spesi, sanno le persone che già si morono di fame, qui a Cava dei Tirreni. Il sindaco è venuto, bello, ha fatto tutto un baradanno qua e poi è finito tutto, è chiuso. Noi che abitiamo qua, i residenti, non possiamo neanche scendere giù a sederci un po' con la villetta, gli anziani che ci stanno ammalati, niente, sta tutto chiuso, non si sa né quando si apre, né quando si fa, né ne. Non vengono a annaffiare, non vengono a pulire, non vengono soldi buttati, buttati. Signora Maria, ma io vedo dell'erba altissima, quindi... È da marzo che non vengono, sono venuto giusto due volte a far finire i gazebi qua, a mettere le tettoie e basta, niente più, poi non abbiamo visto nessuno più. L'amministratore, proprio amministrazione comunale assente. Assente a mille per mille. Quindi un po' d'acqua. I lavori da due anni qua, che stiamo qua. È qualche un paio di mesi che ci hanno dato giusto 10 posti in macchina qua, che il sabato e la domenica non si capisce niente là sotto, che comunque dietro a questi lavori, dietro ai palazzi ci comunque ci hanno l'acqua dentro, ma quest'inverno hanno avuto acqua negli scandinati, le persone, le famiglie qua. Io non lo so, questi lavori come sono stati fatti così. Quanti operai vengono al mattino? 3-4, ma fanno un po' di tutto, fanno i giardinieri, fanno i ferrari, fanno i carpentieri, fanno tutto. Sono, come si dice, lavoratori tutto fare. Queste sono le ditte che viene l'amministrazione. Infatti si sono arricchite parecchie persone qua a via Filangieri. Arricchite addirittura? Eh sì, certamente. Sapete quante persone ne hanno mangiate? Uff! Ma senti, che hanno promesso? Quando finiranno questi lavori? Almeno il cantiere, la strada? Chi lo sa, io non sono una veggente, non lo so, non vi posso dire. Questa è da domani sull'IVA, veggendo ai maghi, per sapere. Tanto, ora viene agosto e stanno minimo 2 mesi senza lavorare, minimo, che l'anno scorso hanno finito il 30 luglio e ne hanno ripigliato il 15 settembre. Mi diceva lei prima la polvere quando c'è... La polvere, non ne parliamo proprio, non ne parliamo, teniamo i casi inviettati di polvere, persiane, cose, non si capisce niente. Purtroppo che mi fa, così deve andare. La vita così è. La vita non deve essere così però. Purtroppo però qua sì, deve essere per forza, c'è niente da fare, che mamma fa. Contenti loro, contenti tutti, purtroppo noi siamo al di sotto e dobbiamo sempre subire. Chi subisce sono sempre i cittadini. Quelli che, come si dice, i detti antichi non vanno lì, il pesce è grande mangia sempre il piccolino e si andrà avanti sempre così, anzi andiamo di male in peggio. Vi ricordate? 24 marzo, ma lo ricordo sto giorno, fu una cosa bella, tanti bambini, no? E inaugurare, i Lions hanno regalato 8 platani, io non lo so quando diventeranno piante da fare ombra quelli là, che così come sono veramente ci vorrà un po' di anni, però è stata inaugurata questa villetta, la signora Maria non ne poteva più, è scesa al balcone e l'importante è che non mi ripigliate perché ho tante cose sullo stomaco, allora non sono solo io all'averle sullo stomaco, anche la signora Maria. Effettivamente il sindaco ha visto. Io non so chi è responsabile, credo Antonio Attanasio, funzionario, dirigente del Verde, non lo so, non mi sovviene, ma penso che sia lui. Antonino, non so perché non si possa aprire questa villetta, però se la apriamo deve essere vigilata, quindi l'erba tagliata, innaffiata, non si innaffiano più le piante. Via Gaetano Accarino, se mi sbaglio, no? Di fronte a Uviglu Turuziel, lo dico in dialetto, in vernacolo. Ecco, sono 3 piante all'apice. Dove c'è Mario Larrutino, no? Abbiamo capito dove? Ok. Prima di arrivare via Marcello Garzia. Bene, sono 3 piante. Piangono, vogliono un poco d'acqua. E le aiuole che cingono poi il parcheggio di via Tommaso Cuomo? Ma quelle lacrimano veramente. Vogliono acqua, hanno sete. Ma io sono diversi giorni, ma chi è addetto a queste cose? Chi potrebbe dare un poco d'acqua a queste benedette piante? È possibile? Quelle 3, io l'ho detto a un imprenditore, no? Di tutti i lamenti,
Ma porca miseria, stai qua, prendo un secchio, invece di stare qua seduto e te soffi, ma che te soffi? Eppure giovane, prendi un secchio, riempi e metti un poco d'acqua, se c'è un po' d'erbetta in più la levi. Fate qualcosa per la vostra città, è casa nostra, non lo volete capire. A me dà fastidio quando sento dire ha da fo comune. Mortano, vi mangerei la lingua quando dite così. Il comune siamo noi. Ah no, un poco d'acqua. Lo sapete cosa faccio il 15 agosto di ogni anno io? Lo sapete? Pulisco la fogna tutti gli anni, il 15 agosto, in tutto Viale degli Aci, lo sa. Pulisco la fogna davanti al cancello di casa mia, la vuoto. Tutti gli anni faccio sto lavoro. Mica aspetto l'inverno o un comune che mi viene a liberare la fogna. Lo faccio io. Mi sono organizzato con una bella palettina in acciaio inossidabile, mi metto con il mio pantaloncino corto, con canottiere o torso nudo e me la pulisco. Aspettiamo sempre la manna dal cielo, u comune, è una parola orrenda, no? Comune, siamo noi, comunità, facciamo qualcosa per questa nostra città. La sera dei fuochi di Sant'Antonio, ma vi venga un bene, ma vi deve venire bello questo bene, possiate diventare tutti ultramilionari. Avete mangiato di tutto e di più, bevuto di tutto e di più. Il palazzo di città ha fatto mettere decine di cassonette nel parco Scioerte. Li avete lasciati sulle panchine, siete una massa di incivili, così anche le bottiglie e quant'altro. Allora abbiamo visto, i contenitori erano vuoti o addirittura appoggiati sopra al coperchio, manco alzare il coperchio, piegare e metterli dentro. Io lo dissi a, come si chiama, Landi, Landi, non ricordo, papà di Assia Landi. Gli disse, non li mettere, non servono a niente. Giulio, se non vado errato, Giulio Landi. Beh, non li mettete sti cosi, che quale bidone, non servono a niente. Mettiamo delle ceste o della finto legno, no? Che sono più capienti. Quindi questi cartoni, queste lattine, queste bottiglie, che comunque viene fatto l'asporto degli alcolici, sindaco, non c'è niente da fare. Si iniziò a vigilare. Stop, finito. Poi ci sono i topi. E come non ci possono essere i topi? Pezzi di pizza intera sulle panchine. Oh, non ce la faremo mai. Hai voglia il liceo cristiano ha 56 uomini. Marziano ne ha altrettanti più o meno. Tatarella mi pare ne ha 25-26 carabinieri, no? Marziano è la polizia di Stato, liceo cristiano è la polizia locale. La Guardia di Finanza, se la vogliamo nominare, credo che una ventina ce l'ha. Se le mettiamo assieme, non riusciremo a vigilare i parchi nostri per la schifezza, l'ineducazione che ci caratterizza. Un po' di vergogna ce la dobbiamo avere pure noi. Non funziona la fontana Beethoven, non funziona la fontana, non è. Cerchiamo di funzionare prima noi, ok? Bene. Prima di chiudere, vi devo parlare una cosa bella, sono più cose belle. Continuate a sollecitarmi, dice dobbiamo fare qualcosa, deve diventare l'inno di Cava dei Tirreni. Amici cari, io vi ho cantato la prima strofa, oggi ve le canto tutte e due, metteremo anche delle immagini belle, però prima andiamo tutti in Lituania. Ci siamo alzati, bellissimo, lì non si è alzato solo in aereo il sindaco Marco Galdi, Pasquale Senatore, Gianluca Cicco, Licia Cristiano, i pistolieri Senatore, no, Franco Senatore ed altri, no, era tutta Cava dei Tirreni che si è alzato, poi siamo arrivati, avete visto, siamo stati accolti in aeroporto. Ecco, anche il console ci ha ricevuto, è stato l'ambasciatore, ho sbagliato, l'ambasciatore di Vilnius, la capitale ovviamente, è stato un incontro molto importante, quindi una parte di Cava dei Tirreni è stata presente in Lituania. Sono stati anche a Riga, questo mi ricordavo, questa località. Una bella lezione anche della nostra storia, c'è stato uno scambio di cadeau, di regali, c'è stato anche un momento, vi posso dire, prettamente culinario, avete visto i cannelloni, sono stati cucinati da cuochi italiani, fidi dell'ambasciatore, quindi ovviamente, quindi è stata una bella cosa, un bel momento per Cava dei Tirreni. Grazie sindaco, che poi questi rapporti con le nazioni non tanto vicine fanno bene. Una cosa voglio sottolineare, amici a casa, per la prima volta i nostri pistoni, i nostri archibugi, hanno volato. Mai si era verificato nella storia dei nostri pistonieri
che gli archibugi prendessero l'aereo. Non hanno fatto il check-in, ovviamente, questo è ovvio. Quindi con le autorizzazioni necessarie, a me sarebbe piaciuto ovviamente non solo quattro, ma quattro per ogni sodalizio, per ogni casale, quindi avere 32 pistonieri, con l'abaro dell'associazione trombonieri, sbandieratori e cavalieri, un bel Reggio Capitaneio educato, per bene, serio, una bella figura, no? Come so fare, come sappiamo fare noi ex militari come me. Quindi fare una cosa bella e presentare questa nostra città, però i mezzi sono quelli, le disponibilità finanziarie sono quelle, va bene così. Però è bello, per la prima volta i nostri pistoni sono andati in Lituania e quindi non solo a Vilnius ma anche a Riga. E questa è una cosa bella, questo scambio di doni è importante, quindi l'ambasciatore e chi come lui e quanti come lui hanno potuto vedere un pezzettino, un milionesimo di quello che la città di Cava dei Tirreni può fare, se ci fosse amore, concordia, unità. Qui basta mettere una bandiera fuori posto che succede la guerra. Non è possibile, no? Allora, azzerate tutto, resettate, come si dice in termini... Ecco, la regia mi suggerisce, tecnologia, resettate, datevi la mano. Quel pane che avete preso sul Colle di Sant'Aiutore serve appunto per unirvi alla concordia. Cercate di volervi bene. Smettetela di sparlarvi alle spalle, eh? Una lezione la devo dare pure a voi. 1200 uomini e donne, patrimonio vestiario incredibile, armi che solo noi abbiamo, armature incredibili, cavalli, cavalieri, sbandieratori, 8 sodalizi di pistonieri, 4 sodalizi di sbandieratori, chiarine, non ne parliamo. Ricordo i primi erano 2-3 senatori tanti e tanti anni fa, oggi ne avete minimo 10 chiarine, molto bello, tamburini, quanto lavoro fate? Si perde tutto, fate perdere tutto per dar retta ai neonati, perché voi andate dietro ai neonati, chi l'è detto, chi l'è fatto, ve lo dico in dialetto. Voi presidenti fatevi di lato, fatevi gestire dal palazzo di città, siate solo esecutori. Toglietevi di mezzo, state a sentire Alivio, se no l'affoghiamo sta città, approfittiamo di questi 8 giorni che il sindaco Marco Galdi con grande responsabilità sta prendendo 8 giorni cava rinascimentale. Il cane me lo tengo in casa che non defeca sotto i portici? Sto attento a quello che affigge i manifesti? Chiamo la polizia locale? Ricordate i numeri, poi ve li ripeto, vi ricordate tutti i numeri? Faccio il mio dovere di cittadino o sto lì al balcone a guardare, eh? E poi a criticare. Quindi un patrimonio incredibile che è andato anche un milionesimo, dico io, addirittura nelle terre dove era impossibile arrivare, no? Nelle terre dell'est. Quindi facciamo, come posso dire, ammenda di tutto quanto e ribadisco, come dice la regia tecnologicamente parlando, resettiamo e cerchiamo di fare qualcosa di buono. Finalmente avremo la piazza del pistoniere, quindi in questo restyling che il sindaco Marco Galdi, e io condivido, io sono un pistoniere a tutti gli effetti, non pensiate ai miei pistoni, anche i miei sono da Gaddone Valtrombi, al banco di prova, ce li ho matricolati, punzonati e sparo con dignità. Sapeste quanto è bello prendere il pistone senza chiedere il permesso al commissariato, è una soddisfazione, guardate. Perché io che ho portato l'arma individuale per tanti anni, e quella di reparto ne ero responsabile, ero il comandante, ne avevamo anche parecchie, ho avuto anche mitragliatrici pesanti in alcuni reparti. Detto questo, vabbè, questa è un'altra cosa. Posso dire che è bello, al mattino, beh, oggi mi vado a sparare un colpo di pistone, faccio per dire, lo prendo, no? Me ne vado in un luogo lontano che non sia un centro abitato, va bene? E sparo in serenità e me ne torno a casa, me lo pulisco e lo metto a posto, non devo chiedere niente a nessuno, questa è democrazia. Grazie dottore Pietro Caserta, se non avessi Pietro, non avessi incominciato tu questa battaglia, noi oggi staremmo ancora ai piedi di Pilato. Grazie al sindaco Marco Galdi che proprio dietro, visto che il casale senatore aveva provveduto anzitempo a legittimare totalmente, grazie al sindaco Marco Galdi, solo lui si è attivato, non fate altri nomi, che nessuno ha fatto niente. Il sindaco Marco Galdi è stato a muoversi di persona, a sensibilizzare chi di competenza, a legittimare gli altri 7 casali. Grazie sindaco,
pare che non ci sia libera pratica, però la libera vendita pare che non l'abbiano voluta questi signori, quindi però quando lo devono prendere fanno l'istanza al commissariato e il dottore Marziano, se ritiene, li autorizza e quindi anche loro. Però io mi sento libero, lo piglio quando mi pare e piace, certamente non sono un pazzo e quindi questo va detto e va consacrato. Eccolo qua. Solidarietà e salute, questa raccolta di beneficenza, questo momento, questa lotteria, no? Ci sono tanti premi in palio. Bene, Mariano Agrusta mi ha pregato, ma anche Elena Spatuzzi mi ha pregato di comunicare questo, visto che sono addetto alla comunicazione, il sorteggio non vi sarà più sabato prossimo, ma vi sarà il 15 dicembre, sabato 15 dicembre, sempre nella sala teatro, quindi abbiamo ancora 6 mesi per dare una solidarietà, un aiuto ai nostri amici. Io di 45500 ne faccio una a mattina, una a mezzogiorno, una alla sera. Lo so, quello che fa la mano destra non lo deve sapere la sinistra, sono d'accordo con voi, ma voi almeno uno l'avete fatto? Vedete, l'Emilia Romagna, la Lombardia, queste regioni, il Veneto, sono le regioni che fanno da carburante all'Italia, per cui un aiuto lo possiamo fare. Rinunciate al caffè, io non ne posso pigliare, c'ho stessa esofagite cronica, ma anche il caffè prendo, infatti la regia mi sfotta sempre, dice neanche un cucchiaino, purtroppo no regia. Allora fate qualcosa di buono, facciamo qualcosa, ce le troviamo quando esaleremo l'ultimo respiro, amici cari, poche ingordigia, mettetela da parte. Facciamo qualcosa di buono. Avete bisogno di alcune sensibilizzazioni. Adesso la regia porrà questi numeri in sovrimpressione. L'isola ecologica, lo ribadisco, andateci dal lunedì al venerdì, eccetto il mercoledì che è aperto dalle 15.30 alle 19, quindi dalle 8 alle 12 tutti i giorni è aperto, eccetto il mercoledì. Il numero è 089 46 18 25. Se si fulmina la lampadina, non mi fermate a dire, dottor Livio, molti mi dicono, Marescià, nel 72, Marescià, magari fosse rimasto a quell'età, no, qui 40 anni fa, regia, ecco. Vabbè, detto questo, la SEDAB basta fare 089 46 57 66, 46 57 66, prendono nota e vi vengono a sostituire la lampadina, il lampione, i lampioni, no, quelli pubblici, la lampadina a casa. L'altro giorno in via degli Aceri, ma sta lampadina non la fate aggiustare, e perché non la fai aggiustare tu, gli ho detto a st'amico che mi conosce da 40 anni quando abito lì, no? Le polpette le aspettate tutte in bocca, così, tutte con la bocca aperta. Parliamo di cose serie. La polizia locale, ve lo voglio ricordare, c'è un numero verde gratuito da telefono fisso o da mobile, da cellulare, 800 279 221, 800 279 221, oppure quello della rete fissa 34089 34 16 92. Annotate questi numeri. Prego la regia di lasciare in sovrimpressione il più possibile. L'arma dei carabinieri 089 44 10 10, la polizia di Stato 34 089 34 05 11. Non fate 112, 113, tutti questi 100, non servono a niente. Fate direttamente i numeri diretti e avrete la polizia sotto casa con una certa urgenza, una certa celerità, chiedo scusa, è la stessa l'arma dei carabinieri. Auguri al tenente Tatarella, è stato promosso da sottotenente a tenente. Tenente, io caffè non ne posso prendere, però se ci viene a trovare qui in televisione siamo contenti, almeno la presentiamo. Penso che il colonnello San Filippo non dirà niente. Ora, con delle immagini che partiranno, sono delle immagini ovviamente di foto antiche della nostra città, me l'avete chiesto e per l'ultima volta vi voglio cantare questa strofa, la prima e seconda, e poi il resto non ho altro da fare. Quindi c'è Gaetano Pisapia, c'è Raffaele Avagliano, c'è Gigi Danella, c'è zio Pasquale Rondinella, no? C'è Peppino, non me ne volere, mi sfugge il tuo cognome, vabbè, che la sanno come me, la conosco come me, fermateli. Ora, ciac, si gira. Cavesina di Guido Bernardo e Gustavo Marano. Dolce cava paese ridente, dai riflessi di grande città, sempre allegra, gentile, accogliente, in cateni chiunque vien qua, ed il cuore che cerca un amore,
dalle donne tue belle l'avrà. Cave, questo è il ritornello, cavesina, soave bambina, il mio cuore ti dice, vuoi farmi felice, t'aspetto ogni sera, cavesina mia bella, sei dolce chimera di felicità. Guardate la seconda strofa, quanto è bella. Bella Svizzera del mezzogiorno, che dolcezza il tuo cielo ci dà, alla verde pineta ogni giorno, dolcemente a passeggio si va, e ad a sera al Vittoria danzando, alla dama ogni cuore dirà. Cavesina, soave bambina, il mio cuore ti dice, vuoi farmi felice, t'aspetto ogni sera, cavesina mia bella, sei dolce chimera di felicità. Guardate l'ultima strofa. Cavesina, soave bambina, il mio cuore ti dice, vuoi farmi felice? La luna d'argento, tra le foglie tremanti, le bocche d'amanti, baciarsi vedrà. Bene, se la volete leggere, la regia è troppo buona, volete leggerla e volete le note, andate su cavanotizie.it, prendete un qualunque mio articolo che ho fatto su Cavanotizie, scendete giù col cursore, la troverete, troverete le strofe e troverete la musica. Ringrazio la signora Rescigno che l'ha suonata per noi, che l'ha musicata per noi. Amici, abbiamo detto tante cose importanti. Io il solito appello ve lo devo fare. Noi ogni cosa ci rivolgiamo al comune, a sta parola, comune. Ogni cosa vogliamo la polizia, le do le spalle, per polizia intendo la polizia locale, la polizia di Stato, la Guardia di Finanza, l'Arma dei Carabinieri. Per fare qualcosa di legittimo abbiamo bisogno dello sbirro, io lo posso dire, tra virgolette, dietro di noi. Questi sono agenti che hanno il loro lavoro e devono svolgere le loro mansioni come le loro istituzioni vogliono. Non possono stare dietro di me o dietro di voi quando buttiamo le carte per terra, quando la spazzatura, quando vogliamo commettere un reato. Quelle aiuole, sindaco, del Parco Schwerte sono distrutte. Gliel'ho detto nel servizio, glielo faccio un campetto. Io ho visto a Vienna un campetto a 5 in asfalto, con delle reti alti 6 metri, hanno messo 4 pali, delle reti 6 metri, la rete anche sopra, e giocano a pallone. Questi distruggono tutto, sti ragazzi, perché i genitori non ci sono più, ciarlano tra loro, poi mi correggo, ci sono, vogliamo vedere i genitori, seduti alle panchine. Andiamo in piazza Vittorio Emanuele III, davanti alla cattedrale. Le mamme parlano tra loro, e i figli appallonate. Poi se passa quella propria disgraziata e se viene appallonata alla gamba e gli fuoriesce il sangue da una ferita che ha avuto un intervento serio, una professoressa, lo voglio ricordare questo, dei pianesi, dice, ma noi i palloni li sequestriamo, dice la polizia locale, non basta togliere il pallone, se viene al comando vedrà quanti palloni abbiamo, non basta, dobbiamo identificare le mamme, stanno là, noi fermiamo un ragazzo, arriva la mamma che si rizzella, mamma e figlie portiamo in caserma, in ufficio, dove sei in caserma, spero, i carabinieri, la guardia di finanza, polizia di Stato e polizia locale in ufficio, identifichiamo, verbalizziamo, sanzioni. Sindaco, è l'unica cosa, sindaco. Ah, non fate quella stradina a fianco alla banca dell'Emilia Romagna, che pure là ho beccato certe pallonate, e là non so bambini, là sono ragazzi, credo, dell'istituto superiore. Ditelo a noi anche questo, lo so, è una trasmissione un po' di scandalo, però alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale, un appello. So che fate il vostro dovere, io lo so, passando. Vedete Livio Trapanese lasciare la busta della spazzatura, dice, ma io faccio il carabiniere, non ho questo compito. E che fa? Che se lo fate, che succede? Non succede niente.
mi identificate, fate una constatazione, verbale di constatazione, lo mandate alla polizia locale e procede. Così la polizia di Stato, così la guardia di finanza, o no? Si può fare, penso di sì. Io quando comandavo i miei reparti, nell'ordine di servizio, oltre a quello specifico, emettevo repressione dei reati e violazioni amministrative in genere, cioè tutto quello che trovavano dovevano fare, e lo facevano. Alla prossima, con Ditelo a noi, oggi sono stato un po' lungo, però una lezione, ve la meritate, voi per primi.